giorni è partita la nuova raccolta differenziata nel territorio dell'Alto Canavese per quanto riguarda appunto la raccolta dei rifiuti che è gestita dall'azienda Tecnoservice. Tante novità a partire da contenitori nuovi che hanno anche un po' scatenato, ancora prima dell'avvio della stessa raccolta, anche diverse polemiche in molti paesi del territorio. Siamo qua con Valerio Grosso. Ciao Valerio, buongiorno, presidente Ciao CCA. Con te volevo un po' capire un attimino, visto che appunto voi avete sott'occhio costantemente la questione della raccolta rifiuti e di tutto ciò che riguarda il territorio, e capire un attimino anche con te, diciamo così, fare un po' di chiarezza per evitare polemiche inutili, ma bensì per cercare anche di placare un po' gli animi, perché effettivamente, soprattutto oggi, la piazza dei social è quella che alla fine porta il malcontento della gente, e in questi giorni non possiamo nascondere che un po' di malcontento ci sia stato. Allora, è partita. Quali sono le prime reazioni e secondo te, e soprattutto per quello che state monitorando, quale sarà il percorso che dobbiamo aspettarci e quali migliorie dovremmo aspettare da questa raccolta? Allora, innanzitutto, ovviamente la raccolta è partita, come tutti i cambiamenti sono sempre traumatici, Certo. soprattutto quando parliamo, in questo caso, di rifiuti, è un argomento molto delicato e soprattutto anche complesso. Io comprendo benissimo le istanze dei cittadini, le preoccupazioni dei cittadini, anch'io monitoro ovviamente i social, se non lo facessi io comunque lo fanno tante persone che mi conoscono e segnalano i commenti delle persone sui vari gruppi. Da un lato capisco e comprendo anche ciò che ha scatenato questo cambiamento. Io ovviamente al cittadino mi verrebbe da dire che non si deve preoccupare, perché comunque alle spalle della decisione, ad esempio, di dare un certo dimensionamento diverso rispetto al passato dei bidoncini, dei mastelli, c'è uno studio tecnico fatto da esperti all'epoca in cui era stato confezionato il bando di gara per il nuovo servizio, e quindi si è arrivati lì sicuramente tramite un ragionamento tecnico fatto da persone che di questa materia se ne intendono. C'è Certo. stato comunque un avallo da parte del consorzio, dell'allora presidente consorzio di amministrazione, insomma c'è stato tutto un iter alle spalle che oggi ha portato a questo risultato. Quindi sicuramente sgombriamo il campo dal fatto che sia un capriccio, sicuramente non è Ok, arrivato perché in effettivamente questa Valerio, forma. molti hanno detto: ah, ma chi è che ha studiato questa cosa? Non hanno tenuto conto delle esigenze delle famiglie. In realtà non è così, è ben No, in realtà contrario. non è così, anche perché comunque quel kit è stato studiato, diciamo, per una famiglia standard, quindi ovviamente ora ci dovrebbe essere anche un adeguamento da parte delle abitudini di questa famiglia, dei soggetti che prendono il nuovo kit, a questo nuovo kit, quindi abituarsi alle dimensioni, abituarsi a fare un certo tipo di differenziata, perché purtroppo, spiace dirlo, ma si parte da una situazione che necessita uno scossone, cioè Certo. quindi una reazione proporzionale alla situazione in cui ci troviamo. Oggi il consorzio, per quanto riguarda la parte gestita attualmente da Tecnoservice, ha una raccolta differenziata che si stima sui 51-52%. Che è lontano da quelle che dovrebbero essere in realtà Esatto, che è lontano invece dallo break-even, standard, definiamolo. infatti dall'evento prossimo che è il 2025, che ci vuole al 70%, quindi c'è bisogno di dare un impulso notevole alla raccolta. Quindi c'è anche bisogno, attraverso il dimensionamento dei bidoni, di spingere il cittadino a una differenziata un po' più oculata. Io sono convinto che comunque i cittadini di questa parte di territorio siano molto attenti alla raccolta differenziata, all'ambiente. Ci sarà un periodo di adattamento, la società e il consorzio se ne sono ben consapevoli e verranno incontro anche il più possibile alle esigenze. Venire incontro significa sicuramente, per quei nuclei familiari un po' più numerosi, dotarli di magari più mastelli o di mastelli anche un po' più grandi che si adattano alle loro esigenze.
C'è anche un periodo di tolleranza, se si noterà che ad esempio un certo tipo di mastello per una certa tipologia di raccolta non sarà sufficiente, non esclude che potremo valutare o di dotare le famiglie di un contenitore aggiuntivo oppure trovare una soluzione. In ogni caso non si spaventino le persone, però ovviamente le persone devono anche fare uno sforzo in più, e certo, questo deve essere anche di incentivo per migliorare, perché oggi è un dato oramai assodato che la percentuale di raccolta differenziata e la quantità di rifiuto conferito sono proporzionali anche alla spesa e al costo della raccolta. Cioè, fammi fare però un po' l'avvocato del diavolo, perché nel senso che oltre a fare il giornalista sono anche cittadino e anch'io sto affrontando in questi giorni, diciamo così, questo cambiamento. È vero che tra uno del, diciamo così, la polemica forse più accesa riguarda soprattutto quella della raccolta del materiale plastico, perché è inutile dire, è vero che in risposta anche a certe domande c'è stato bisogno imparare a utilizzare meno plastica, però anche è vero che ve la vediamo la vita di tutti i giorni, la maggior parte di quello che acquistiamo ha un contenitore plastico. Al di là di quello che possono essere i consigli, ma dove possiamo effettivamente fare un passo avanti, dove si può migliorare secondo te, secondo il CCA? Beh, allora innanzitutto va fatta anche una campagna importante di comunicazione su che cosa è realmente la plastica riciclabile. Uh-huh. Quindi innanzitutto bisogna sgomberare soprattutto dal fatto che lì dentro nella plastica riciclabile ci finiscono sostanzialmente i contenitori di plastica. Certo. Quindi tutto, mi verrebbe da dire tutto, poi ci sono anche ovviamente dei prodotti un po' borderline, un po' particolari, che io inviterei poi, quando c'è un dubbio, di andare a vedere sul famoso dizionario della raccolta, certo, su dove buttarli. Però sostanzialmente tutto quello che non è contenitore plastico dovrebbe, ed è comunque plastica agli occhi del cittadino, andrebbe nell'indifferenziato. Quindi si tratterebbe anche di utilizzare magari consapevolmente anche l'indifferenziato, per quello che ovviamente non è plastica riciclabile. Ci ho detto, ovviamente anche lì di nuovo siamo in un periodo di avvio, siamo in un periodo in cui valuteremo eventualmente anche se è sufficiente ad esempio i passaggi previsti settimanalmente per la plastica, se un contenitore è sufficiente per le famiglie. Noi siamo disponibili davvero ad adattarci, sempre nello sforzo reciproco che da un lato il cittadino fa per migliorare la raccolta e noi per agevolarlo per farlo. Direi che con questa tua risposta hai sgombrato dei grandi dubbi, perché appunto quello del fatto di dire ok, ma come facciamo, più piccoli passeranno più volte eccetera, diciamo che dobbiamo tenere conto che sono passati pochi giorni, è una raccolta nuova sia per chi deve farlo come utente, ma anche la stessa azienda che deve un attimino, diciamo così, entrare nell'ottica di avere un servizio preciso. Quindi diamo un po' di tranquillità alla gente canavesana, va bene arrabbiarsi tra virgolette, avere qualche dubbio, però alla fine dei conti la possibilità di arrivare a ottenere anche un risultato che, come dicevi tu, tra due anni per forza di cose dovrebbe essere raggiunto, ci deve spingere a fare un passo deciso, un passo deciso che voi come CCA come state seguendo? Ma allora, noi ovviamente il ruolo del consorzio è quello di controllare. Sostanzialmente noi facciamo i controllori della Tecnoservice. Certo. Siamo quell'interfaccia di controllo tra il comune e l'azienda. Quindi noi monitoriamo costantemente l'attività dell'azienda, abbiamo una figura del personale del consorzio che si chiama DEC, che è il direttore esecutivo del contratto, che ha quello scopo specifico di controllare che l'azienda faccia il suo lavoro, perché ovviamente non c'è da nascondersi troppo, possiamo ammettere che in passato sicuramente c'erano molte criticità nel servizio della raccolta, segnalate dagli stessi cittadini. Certo. Oggi noi vorremmo riuscire nell'impegno di eliminare sempre più queste criticità, il mancato passaggio, la raccolta contemporanea di più frazioni, il mescolamento, tutta una serie di disservizi che stridono con i risultati che vogliamo ottenere. Quindi sicuramente il nostro occhio è più attento, proprio perché si tratta di un nuovo servizio e quindi deve cominciare sotto i migliori auspici. Controllo significa chiaramente che laddove l'azienda sbaglia e
questo viene riconosciuto attraverso tutto un iter di controllo, di controdeduzione, quindi c'è anche un, insomma, un certo dialogo, verrà poi sanzionata. Quindi certo, questo dovrebbe essere anche uno sprone per l'azienda stessa a fare un po' più di attenzione a come si comporta nei confronti dei cittadini. Noi pretendiamo dal cittadino che si comporti bene, e lo pretendiamo anche dall'azienda a questo punto, perché sennò non sarebbe un patto corretto. Credo che sia palese, anche per il fatto che ricordo che quando ci è venuto a trovare appena diventato presidente, avevi anche specificato che dobbiamo renderci conto che il futuro è sempre più green e bisogna cercare di fare degli enormi passi avanti, perché purtroppo quello che ci circonda, il momento storico che stiamo vivendo, non è sicuramente positivo, e se vogliamo contribuire ognuno di noi a fare in modo che il mondo in cui viviamo sia non solo pulito, ma che possa persistere e durare più lungo nel tempo, ci deve essere anche un passo avanti da parte della singola persona. Ecco, questo quanto questo tuo proposito, quanto stai continuando a portarlo avanti, e secondo te quali passi bisognerà compiere per cercare di arrivare a quei risultati? Beh, allora, se uno volesse dare una risposta tecnica, quest'anno la regione Piemonte ha approvato un ulteriore come dire, traguardo, che è il 2030, in cui vorrebbe arrivare anzi 2035, chiedo scusa, che vorrebbe arrivare all'82% di raccolta differenziata. Che detto così è impegnativo, soprattutto per un territorio che parte leggermente indietro rispetto ad altre zone, però ci conforta il fatto che comunque a livello anche solo provinciale e regionale i risultati sono buoni, cioè abbiamo già delle ottime percentuali. Ci sono consorzi, cioè ci sono aree di questo territorio che sono già arrivate a quella percentuale. Quindi ci dice che cosa? Che non è impossibile, è che sicuramente è un impegno di tutti. È un impegno perché, come dicevo prima, intanto ha un vincolo economico. Certo. Oramai è assodato che laddove si fa più raccolta differenziata si riduce anche la quantità di indifferenziato, che è la parte, diciamo, che si paga di più, perché poi la differenziata è un materiale che viene venduto, quindi in realtà ha un costo relativo ed è un ricavo, quindi sì. Sicuramente quindi aiuterebbe anche in qualche modo, anche se pur minimo, le economie delle famiglie stesse, che si troverebbero anche delle bollette un po' più leggere. Non mi sento di sbilanciarmi troppo perché è un discorso abbastanza complesso, perché se mi permetti, anche un discorso di cui abbiamo sentito parlare da anni, ma alla fine esatto, queste bollette le abbiamo esatto, viste sempre lievitare e quasi mai abbassarsi. Infatti perché ci sono dei fattori, ad esempio basti pensare a tutta la crisi energetica, che incidono alla fine, uno per quanto si sforzi, quando c'è un aumento così esagerato dei costi dell'energia incide al di là di, fra virgolette, di quello che era il risparmio che uno era riuscito a ottenere anche certo, con l'impegno. E d'altro canto però rimane sempre un grande discorso, che è quello che poi è il discorso che sta facendo l'Europa, cioè, ovvero un'attenzione particolare per l'ambiente. Noi oggi l'ambiente lo possiamo declinare in mille modi: un ambiente più pulito, cioè quindi con una raccolta anche fatta bene in un territorio, significa avere un territorio più pulito, più ordinato, significa dare anche un'immagine diversa di questo territorio, sia per chi ci vive, che lo percepisce come un territorio rispettoso, e sia per chi ci viene, perché comunque non è da nascondere che questo territorio punta molto anche sul turismo, e quindi oggi l'ambiente è un fattore di turismo. Certo. Infine ti chiedo, adesso finalmente il bando è stato condotto in porto, cioè ci sono delle certezze, secondo te quanto anche il fatto che finalmente dopo il periodo in cui ok, non sapevamo, ci sarà ancora la Tecnoservice, ci sarà un'altra ditta, il cambio, quanto anche questo può essere fondamentale per il territorio nel raggiungere gli obiettivi che sono stati posti sia dagli enti superiori, ma anche che dobbiamo porci noi nel quotidiano? Beh, io credo sia fondamentale perché questo territorio ha vissuto delle stagioni abbastanza burrascose sul discorso dei rifiuti. È servito soprattutto un periodo di rodaggio anche per quando la Tecnoservice aveva preso il servizio, era tutto molto comprensibile. Oggi questo nuovo bando dà una certa stabilità, parliamo di un bando di 6 anni più 2, quindi significa 8 anni di servizio, in cui bene o male abbiamo una società
che può in qualche modo veramente plasmare il territorio con il suo servizio, e io credo siano anche molto attenti al territorio e quindi sono da assolutamente un partner con il quale collaborare. Io lo dico sempre, questo è un lavoro di squadra. Certo, cioè, c'è il cittadino che sicuramente è il primo tassello, poi ci sono i comuni con i quali noi abbiamo un'ottima collaborazione. Posso dire a tutti i cittadini che i loro comuni in questo territorio sono stati molto attenti, abbiamo fatto tantissime riunioni proprio dedicate all'avvio di questo servizio, cercando anche di immaginarci che cosa avrebbe impattato sul cittadino. E in più la collaborazione è costante e quotidiana con le amministrazioni comunali, e poi c'è l'azienda e il consorzio, siamo tutti elementi della stessa squadra e tutti puntiamo al risultato. Direi che a questo punto possiamo concludere questa chiacchierata dicendo un po' di pazienza, chiedere un attimino di tranquillità, ma anche poi è vero che ognuno, siamo un paese libero, quindi è giusto anche esprimere i propri pensieri, però anche diamo tempo al tempo, la possibilità di fare un miglioramento e di rendere questo canavese più bello, pulito, più ordinato, le basi ci sono tutte. Esatto. Quindi a questo punto, Valerio, grazie ancora per la tua disponibilità, grazie anche di aver dato, secondo me, un attimino più di quel quit giusto per cercare di chiarire determinate situazioni, perché poi ognuno si fa delle domande, però se non c'è dall'altra parte una risposta chiara, alla fine queste domande ci portano a perdere un attimino il senso della ragione e quindi arrabbiarci inutilmente. Sicuramente ci rivedremo più avanti, perché la raccolta dei rifiuti è una cosa che il territorio ha bisogno ed è un servizio fondamentale. Grazie, buon lavoro. Grazie, alla prossima. Grazie mille. Grazie, ciao Valerio. Grazie, ciao.